Parliamo della costruzione di un portafoglio finanziario, che è, diciamo, il tassello numero uno, no, per chi ha dei risparmi e vuole iniziare a incrementarli attraverso un'attività finanziaria. Beh, la costruzione di un portafoglio probabilmente è il concetto base, molto molto importante a cui bisogna essere sempre fedeli. Cosa si intende? Che nella costruzione di un portafoglio bisogna partire dal primo presupposto, cioè della diversificazione. È assolutamente importante, nonostante si abbiano delle idee forti, delle attività di grande convinzione finanziaria, pensare che non è detto che si abbia ragione nel comprare un titolo, un'azione, un'obbligazione e portarla a termine. Quindi è assolutamente importante diversificare i rischi all'interno del portafoglio, quindi modulare in maniera attenta la quantità di azioni e di obbligazioni. All'interno delle azioni e obbligazioni fare attenzione a inserire prodotti che siano denominati in euro piuttosto che in altre valute. Capire se si ha un portafoglio più piccolino, che una diversificazione attraverso singoli titoli è estremamente difficile, quindi capire quando rivolgersi a strumenti tipo ETF o tipo fondi comuni di investimento. Quindi in sintesi è importante assolutamente farsi consigliare dal proprio consulente oppure con proprie capacità essere molto molto attenti affinché il totale delle attività investite sia sufficientemente diversificato per ogni singolo prodotto. Proviamo a dimenticare per un attimo The Wolf of Wall Street, proviamo per un attimo a dimenticare Hollywood, che ha creato intorno al mito del trader un qualche cosa per il quale c'era veramente bisogno di fare film, di creare, come dire, quest'idea, questa percezione di un personaggio dal valore assoluto. Trader oggi può avere due significati: è un trader il dipendente di una gestione, di un fondo. Nelle alte sfere si decide cosa comprare, cosa vendere, a lui arriva una comanda dove c'è scritto oggi compra questo, oggi vendi quest'altro e lui esegue gli ordini. Oppure trader è anche il soggetto che compra e vende col suo denaro. Ecco, questo è un soggetto interessante. Fa trading, quindi deve avere tante abilità, deve essere in grado di selezionare i titoli, di avere il tempismo giusto per comprare e vendere, deve essere in grado di annusare il mercato perché deve essere lui che capisce se è meglio comprare, è meglio vendere, qualcosa potrebbe salire, qualcosa potrebbe scendere, scelgo dei titoli piuttosto che altri. Insomma, fare il trader è un mestiere difficile. Tutte queste capacità, tutte queste abilità fanno fatica a convivere, a volte cozzano tra di loro, quindi un trader è sempre sottoposto a forti pressioni, però è un mestiere anche accattivante, è una sfida continua e quei pochi che riescono ad avere successo ne hanno davvero tanto.